Ciao Speranza e ciao Barbara. Ciao. Ciao. Allora, Speranza ha già avuto una sessione con me. Lei Sì. entra perfettamente in ipnosi, però non so perché stasera vuole l'aiuto di una terza persona. Ora ci spiegherai perché io non ricordo le motivazioni. Va bene, comunque, a parte questo, dacci anche punti per cominciare questa sessione e andiamo. Allora, faccio un breve riassunto. Ho avuto una sessione con te a ottobre. È stato per me abbastanza difficile entrare, cioè, c'avevo la mente pensante sempre molto attenta, molto, era difficile spegnere la parte razionale. Nonostante tutto la sessione è andata bene e dopo la sessione io sono stata molto molto bene, ho risolto i problemi che avevo. Ho posato un macigno che portavo dietro da un bel pezzo e sono stata molto bene. Poi è successo, dopo vari mesi, che ho fatto dei sogni. Ho fatto dei sogni e ho sognato il mio maestro di karate, che è morto. Tra noi c'era un legame molto forte, un legame affettivo molto forte, e questo maestro praticamente si metteva in un atteggiamento di rifiuto nei miei confronti. Sognavo questa cosa in varie situazioni per 3 notti di seguito, quindi in varie situazioni, ma il senso era sempre lo stesso. E io ho iniziato a dubitare che fosse un sogno. Diciamo non vero, non so come spiegare, non, cioè, siccome io ero abbastanza sicura diciamo, del tipo di rapporto che c'era tra di noi, ho pensato che questa cosa non fosse vera, anche perché mi provocava parecchio dolore questa cosa. E ho detto, qui stanno cercando di farmi abbassare la frequenza con questo escamotage. E ho cercato di tenere duro, di non credere a questi sogni. Poi è successo che la mamma di un bambino che viene al karate, mi dice, sai, ho sognato il maestro di karate, e era molto arrabbiato con voi. E allora lì sono caduta proprio, diciamo se è un inganno, non lo so, comunque sono caduta, diciamo, la mia frequenza vibratoria si è abbassata moltissimo perché sono rimasta molto male. Vabbè. E questo è uno dei punti, cioè vedere se questi sogni, il senso di questi sogni. Poi a proposito di sogni, io fin da piccola sogno spesso di essere un uomo e mi piacerebbe sapere il motivo di questa cosa. Un'altra cosa che vorrei Scusami, vedere scusami, mi sono perso mentre scrivevo. è. Sì. Dicevi l'ultimo? Il L'ultimo sogno punto. di essere un uomo, fin da piccola. Proprio era una cosa che talmente sentivo dentro che, per esempio, la prima volta che mia madre mi fece scegliere un vestito per carnevale, io scelsi un vestito da principe, tutte le bambine, la principessa, cosa, io invece mi vestii da principe. Non so perché io mi sentivo in quei panni, quindi non so se vogliamo andare, se c'è tempo di vedere nelle video precedenti che cavolo sono stato, però insomma io mi sentivo benissimo come uomo, come qualcuno che combatteva comunque, perché poi anche sto karate è venuto fuori in maniera del tutto, diciamo, occasionale, ma era quasi un po' si è annunciato in qualche modo. Poi vorrei fare un check-up per vedere se ho degli impianti, perché anche vedendo le tue ipnosi mi sono fatto delle domande. Per esempio, io ho un problema alle articolazioni, mi hanno detto che ho le anche mal posizionate dalla nascita, vorrei sapere qualcosa, se c'è qualcosa dietro. Poi anche ho dei problemi uterini, dei fibromi, delle cose che mi danno fastidio, vorrei vedere anche lì. Oh, poi un'altra cosa riguardante mia figlia. Allora, io ho una figlia di 26 anni che da quando è nata cammina sulle punte dei piedi, sull'avampiede. Non sono mai riuscita a farla camminare in maniera umana, tra virgolette. Cioè, cammina come un felino sull'avampiede.
Anche qui, vedendo le ipnosi, anche nelle ipnosi che abbiamo fatto l'altra volta, c'erano dei felinoidi, comunque sono venuti fuori, e poi mia figlia è comunque un po' una gattara, la regina dei gatti, tutti i gatti vanno appresso. Vorrei vedere indagare questo aspetto qua. Anche perché mi è successa una cosa in gravidanza. Allora, io mi ricordo che in gravidanza ho avuto delle paralisi notturne. Cioè, sono state 2 notti, era la mattina quando mi svegliavo, non riuscivo a aprire gli occhi, sentivo come una presenza vicino e che era comunque rassicurante, cercavo di rassicurarmi, però è successo un paio di volte, non so esattamente quello che sia successo. E mia figlia è sempre stata un tipo che aveva un canale aperto. Non so, con altri mondi, con qualche cosa, perché lei vedeva, a parte che tra me e lei c'è sempre stato, diciamo, una trasmissione telepatica quasi. Io pensavo una cosa, lei diceva viceversa, e poi lei ci ha avuto, specialmente quando era più piccola, un canale aperto vedeva delle cose, sentiva, vedeva delle cose che adesso, forse adesso, crescendo, gli è un po' passato, però aveva insomma delle facoltà così. L'ultima cosa, io mi chiamo Speranza perché quando mia madre era incinta, mio padre la portò da una veggente che si chiamava Madre Speranza, che stava in Italia e che adesso è morta, che era spagnola. E la quale Madre Speranza era considerata fin da allora in vita una santa, insomma. Questa donna disse solamente 2 parole, poverina, poveretta, non sapeva che non sia stato interpretato a chi fosse riferito queste parole, cioè a mia madre, a mio padre, alla creatura che ero io, che dovevo nascere, comunque disse queste parole e basta. Io vorrei sapere se c'è ancora un legame con questa donna. Con qualcosa, se c'è qualcosa che mi viene legata a questa figura, oltre al nome. E in ultimo, mi piacerebbe, come l'altra volta, di innalzare la frequenza vibratoria in maniera, diciamo, stabile, se fosse possibile, perché io quando tu l'altra volta mi dicesti di innalzare la frequenza, io ho sentito un grandissimo cambiamento, che è durato mesi, però adesso non so se sono scesa ancora a livelli più bassi. Sì, ma questo dipende da te, non è che dipende, che c'è Lo la frequenza so, definitiva, quella è lì, lo poi sei tu che decidi. so, lo so. Va bene, più o meno ci siamo. La donna che ha detto poverita, poveretta, e cosa vuoi sapere di Sì. questo? Cosa volevi sapere? Allora, voglio sapere, siccome io nei momenti di grandissima difficoltà di ispirazione mi sono rivolta a lei. E non vorrei che ci fosse stato un doubt desk che poi non era con lei, ma con qualcos'altro. Ma Con qualche sicuramente sì. altra. Sicuramente. Vabbè. Ok. Basta più così? Ok. Andiamo Sì. avanti. Andiamo, Barbara, con la prima parte che è quella dell'induzione. Mi vedi? Chiudo Insomma. il Devo alzare microfono? la No. luce? Meglio? No, fa niente, non ti preoccupare. Sì, disattiva tu il microfono, Speranza, così evitiamo che i rumori dalla parte tua entrino in comunicazione. Hai già fatto ok. Adesso cominciamo con la fase dell'induzione, Barbara. Conto da 10 a 1 e nel frattempo il tuo corpo si rilassa e tu ti connetti telepaticamente con Speranza. 10. Senti che il tuo corpo si rilassa sempre di più. Ad ogni tuo respiro. Senti che il tuo corpo si appesantisce.
ad ogni mia parola. Nove. Senti il tuo corpo appesantirsi dai piedi che sprofonda. Questa pesantezza arriva fino alle ginocchia, lentamente. Questa pesantezza arriva. Calo. La vedo. Però che succede? Perché ti vedo strana. Che succede? E allora, come se la connessione fosse un po' più lenta, cioè la vedo ma più distante da me, come dire. Metto a fuoco e lei, ma non la vedo proprio davanti a me, la vedo più lontana. Vedo soltanto le spalle e la testa, e il resto del corpo non lo vedo perché c'è qualcosa o qualcuno che le gira talmente veloce intorno da creare come un cilindro attorno a lei. Vedo un cilindro d'aria. Dì a questo essere di fermarsi. Noi siamo autorizzati da Speranza a lavorare per lei, quindi come se fosse Speranza a dirlo. Lui interroga. Allora, è un esserino, non ti so dire ancora se è un alieno o no. È molto sottile la figura, come se avesse addosso una tuta, sai, di quelle proprio conformi al corpo, come se fosse tutto rivestito di tuta, come se lo vedessi quasi di gomma. Digli di avvicinarsi a te, di mettersi di fronte a te. Ha degli occhi molto grandi, sì, ha degli occhi molto grandi, con la punta, e si allargano verso l'alto. Quanto è alto? Arriva sotto il suo seno. Che colore Tra il bianco e il grigio, la tuta è di questo colore, questa sostanza sembra impermeabile che lo riveste dalla testa ai piedi. è? Chi lo ha mandato? Vedo una navicella. Chi è il comandante di questa navicella? Vedo uno simile a lui, più piccino, di Cosa statura. vogliono da Speranza? Interagire con lei. Per cosa? Per conoscersi, per studiarsi e per entrare in simbiosi. Cosa li ha attratti di Speranza? Posso dirgli di allontanarsi un po', mi gira la testa. Sì, come no. Anzi, digli di salire sulla nave di nuovo. Bene. Cosa li ha attratti di Speranza?
mi dicono che ha una buona capacità di... Scusami perché sento l'interferenza. Insomma, non ti arriva questa informazione, No, no, mi arriva, solo che sono distratto dal fatto che mi dà fastidio. no? Vabbè, digli di andare via. Portale dimensionale, via. Mi dice che lei è spesso in meditazione, che lei è sempre alla ricerca di risposte, per cui loro hanno possibilità di poter Entrare. colloquiare con lei. Vabbè, adesso andiamo a Loro si vedere. sono presentati dicendo che volevano colloquiare. Come sono stati i primi approcci? Il primo approccio com'è stato? In sogno o da sveglia? In sogno. Entra in questo sogno e osserva quello che succede. Vedo lei che dorme, vedo che sta sognando di camminare per strada e poi da lì si alza in volo. Allora, si alza in volo sospinta da loro, che le fanno fare un giro, la invitano a salire. Con loro e a fare un giro nello spazio Sì. per guardare il mondo dall'alto. E lei in curiosità ci va. Le fanno vedere tutti i suoi familiari, vivi e non, e le spiegano che loro sono in grado di interagire dalla loro dimensione con le persone che sono ancora sulla Terra e quelle che non ci sono più. Hanno utilizzato qualcuna di loro per avvicinarsi a lei? Vedo una donna anziana, vedo un uomo di una mezza età, anziano, ma meno della signora, vedo due figure. Chi è quest'uomo anziano? Buono, di mezza età. Dice ha una divisa. No, È uno sportivo? potrebbe, mi lascia vedere una divisa bianca, anche se non riesco a vederla con precisione. Ce l'ha nelle mani e me la mostra. Ok. E dove hanno preso i codici, le informazioni per riprodurre questi due corpi? Nella memoria di speranza si sono introdotti nella loro testa. Lei ha un qualcosa, una placchetta nella testa. E quando è stata inserita questa placchetta? Pochi mesi fa, mi dice. Come hanno fatto ad entrare per inserirla? Su quale frequenza si sono sintonizzati? L'ansia. Dalla Da cosa derivava l'ansia? Uno stato di agitazione dovuto a qualche preoccupazione familiare. Vabbè. Come hanno utilizzato l'uomo di mezza età nel sogno o nei sogni per avvicinarsi a lei? Vedo come se loro riuscissero a fare proprio un ologramma, cioè rubano la
l'identità della persona dal cervello, dalla memoria di speranza, e alla stessa maniera, nello stesso tempo, come se dalla fronte un occhio guardasse speranza e con l'altro riproducessero perfettamente ciò che loro vede, ciò che lei vede. Quindi raffigurano questa persona che è davanti a lei, che la vedo salutare con le mani giunte, fare un cenno col capo come saluto. E di peso, sempre con la forza del loro pensiero, immetterla nel sogno. Hanno utilizzato anche altre persone per arrivare alla speranza, dico con i sogni, persone che sognavano. Vedo una bambina bionda con i capelli lunghi. Perché hanno utilizzato queste due immagini per avvicinarsi a Speranza? Erano familiari. E perché volevano avvicinarsi a Speranza? Per trovare un aggancio e poter interagire con lei, perché lei è a contatto con molte persone e mette a disposizione delle persone molta energia, quindi potrebbe essere un veicolo di conduzione ad altri, insomma. Vabbè, sono riusciti a Vedo controllare, bambini. sono riusciti a controllarla completamente No, o parzialmente o niente, cosa? in piccola percentuale, non vedo una grande interferenza. Ok. Questa piccola interferenza ha portato a qualche problema fisico o psicologico, la Speranza? Vedo che lei stessa mi indica la nuca. Ok, allora, siccome Barbara, sei Barbara, siccome Speranza non vuole nessuna interferenza, assolutamente, poi già nella prima sessione avevo fatto anche un bel lavoro su questo. Quindi, dia a questi signori che nada, che devono ritirare tutto, se ha qualche placca, qualcosa in giro per il suo corpo, che la ritirano immediatamente e che se ne vadano definitivamente. Dico loro di allontanarsi, di andare via e di rimuovere Sì. i dispositivi che vedo nella testa, Sì. nel palato, Sì. quasi accanto agli incisivi superiori. Vedo solo questi due dispositivi. Che li rimuovano, che se ne vadano. Si avvicina il lumino, il primo che ho visto, e gli li tira via contemporaneamente. Via e fuori, definitivamente. Glieli ho fatto distruggere e si sta allontanando, sta risalendo su Bene, sulla navicella. perfetto. Adesso facciamo una, come dire, un'alzata di frequenza in Speranza. Dimmi quanto sta vibrando adesso, quanto la vedi vibrare 18. e che cosa corrisponde a questo 18? Amarezza, tristezza e Ok, di Speranza di alzare questa frequenza, io torno fra 30 secondi, che la alzi fino non a livello massimo, non importa, al livello ottimale, quel livello in cui lei sta veramente bene. Io torno fra 30 secondi.
Barbara? Sì. Dimmi. E 32. cosa corrisponde? Tranquilla. Bene, quello che era il problema, diciamo, era proprio la fesseria al finale, come immaginavo. Va bene, adesso continuiamo. Vai a vedere la causa del perché. Lei sogna di essere uomo. Vai a vedere qual è l'aggancio. Vedo un uomo accanto a lei. Lo vedi? Credo sia stato legato con lei. Potrebbe essere il padre, il nonno, è una figura familiare. Chiediglielo, chi è? Però Suo nonno. di questa vita? O di qualche altra vita? Di un'altra vita. E perché sta ancora lì con lei? Per la verità è lei che lo tiene con sé. Perché? Perché le è rimasto molto legato, gli ha voluto bene, lo ha stimato, come dire. Si identifica in questa figura. E il nonno, questo nonno dov'è adesso? In quale dimensione si trova? Il posto è bello, sta bene in questo posto. Sì, È tranquillo? vedo, sì. Vedo un bel posto. Preferirebbe essere... No, Cosa no? stai parlando con lui, forse volevi fare qualche domanda a lui. Sì, però non so cosa ha capito. Cosa... Glielo chiedo. Gli volevi chiedere se preferirebbe spostarsi, aumentare la sua frequenza. Lui vuole stare dove sta perché sta bene. No, volevo sapere se vuole che Speranza lo trattenga con sé, oppure se preferisce liberarsene. Mi dice che il fatto che Speranza lo trattenga non gli impedisce di fare e di stare comunque dov'è. Gli prende dell'energia, ma non interferisce in maniera sostanziale. Ok, e invece... Speranza, oltre a essere, oltre ad aver sottratto un po' di energia, quali altri problemi inconsapevolmente potrebbe andare incontro o è andata incontro? Lei stessa mi dice che questo le ha condizionato tutta questa vita, diciamo. In che senso, in che modo? Le scelte che lei attua, i pensieri che le frullano nella testa, sono tutti in relazione a ciò che questa figura avrebbe fatto, avrebbe potuto fare, o insomma, è come se pensasse con la testa di un'altra persona, Ok. senza agire personalmente, diciamo. Bene, adesso Speranza che è venuta a consapevolezza, a conoscenza di questo, vuole continuare a trattenere questa entità con sé? Chiediglielo. Mi dice no, anche se deve lasciarla lo farà a malincuore. Beh, se lo fa malincuore, allora non la lascia. Insomma, vuole liberarsi di una causa dei suoi problemi o no? Parliamoci chiaro. Mi dice di sì. Bene, allora dille di lasciarlo andare, di tagliare qualsiasi legame, qualsiasi laccio energetico con lui. Cioè, si può stare insieme ma senza dipendenze, senza lacci, senza legami. Questa è una cosa che non si capisce.
Molto spesso. Sì, mi dice di volerlo fare e lo fa, nel Raccontami senso che cosa fa e cosa vedi. vedo come un flusso di energia che li teneva legati, che lei lascia andare aprendo le mani, e questo flusso di energia le parte dallo stomaco, diciamo, e lo vedo interrompersi. Bene, quando non vedi più questa persona, meglio, questa entità, me lo dici. Bene. Non la vedo più perché è scomparsa con. E come si sente Speranza adesso? È scesa la frequenza. Perché? E perché si sente smarrita. Quindi adesso cosa deve fare? Alzare la frequenza, mi dice. Oppure riattaccarsi a quell'entità. No, mi dice che vuole provare a guardare avanti da sola. Beh, e allora che alzi le frequenze. Più lentamente, ma si sta alzando la frequenza. Bene, a quanto ce l'abbiamo adesso? 27. Dobbiamo arrivare a... Quant'era prima? Beh. 32. Scusatemi. Salute. Cosa succede? Grazie. Ci siamo. Sta bene adesso. Sì. Ok, perché la figlia cammina sugli avampiedi? Vedo dei felini, ma li vedo in relazione a Speranza, non alla figlia, come se li avesse spostati lei sulla figlia. Non so come spiegarmi. Queste figure che vedo sono legate a Speranza e non alla figlia, anche se è la figlia che cammina sulle ponte. Ma questi felini adesso con chi interferiscono? Al momento non ci sono, li vedo girare attorno a Speranza, durante la gestazione. Ok, vai a vedere durante la fase della sua gravidanza. Vai a vedere le 2 volte in cui lei ha avuto la paralisi notturna e vai a vedere cosa succede esattamente. Ha avuto un morso di un serpente che l'ha paralizzata e c'è distesa, lei è distesa nel letto e c'è addosso a lei una tigre proprio su di lei e si guardano, sono naso e naso, come dire. Il serpente e la tigre o la tigre Speranza? Scusami, il serpente la morde e va via. Mentre lei è immobilizzata dal veleno del serpente, vedo una tigre posata su di lei, faccia a faccia con lei, come a specchio. Ok, allora, siccome tu non lo sapevi, Barbara, però con Speranza nella sessione che abbiamo avuto abbiamo lavorato con dei felinoidi che sono stati allontanati. Ora voglio sapere se tu stai guardando, Al passato. la causa che è stata o se stai guardando nel presente, anche se l'evento riguarda il passato di Speranza. Cioè, riassumo più semplicemente, attualmente hai interferenze da felinoidi? No. Beh, infatti va bene, perfetto, niente. E che normalmente nelle seconde sessioni c'è poco da fare, perché la prima ha già lavorato abbastanza. È sempre così, sempre. Poi mi parlava di una donna che una volta le dico poverina, poveretta, e lei non sa a chi si riferisse,
E poi non mi ricordo cosa mi hai detto di questa donna. Cosa dobbiamo vedere noi, Speranza? Ah, sì, lei avevi chiesto aiuto una volta, no? Bene, vediamo questa donna. Vediamo se c'è un legame energetico tra questa donna e lei. No. No. E a chi diceva poverina, poveretta la donna? A chi si riferiva? Anche se poi non ha importanza. Devo dire la verità, non. No, vabbè, ma queste sono informazioni così che, insomma, lasciano il tempo che trova. Sono troppo. Ma non vedo proprio alcun Sì, legame. ma perché già. È che ha fatto un lavoro con la prima sessione e tutto questo lavoro comunque si mantiene, vuoi non vuoi. Vedo proprio zero rispetto a questa persona, a questa figura. Sì, perché il fatto che ti si sia abbassata la frequenza non vuol dire che tutto il lavoro che è stato fatto è andato perso. Sì, c'è stato un crollo da una parte, però vabbè, voglio dire, ogni tanto è normale pure pigliarsi una bella birra e ubriacarsi, no? Tanto poi passa. Va bene, niente. Io non ho nessun punto perché praticamente abbiamo visto tutto. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, Speranza? Non ti sentiamo, Allora, l'unico punto che l'altra volta, diciamo, non ho trovato giovamento è stato che è un periodo che ho Speranza, l'affanno. Speranza, scusami, Sì? Ok, devi fare la frase più corta possibile, se no Barbara si distrae ed esce fuori dall'ipnosi. ho l'affanno. È possibile sia una cosa energetica, un affanno che non deriva da problemi fisici, credo. Barbara, cosa vedi? Non vedo cause. No, ma stai bene, Speranza, eh? Ora un po' di affanno, vabbè, ti può arrivare, non è detto che io devo avere un'interferenza per questo. No, ma stai bene. Almeno ti è servita questa sessione per capire, insomma, che sei sotto controllo e sei a posto. Va bene, niente, io sono pronto per entrare, non ho niente da fare, non c'è lavoro da fare, assolutamente. Bene. E per l'artrosi bilaterale c'è qualcosa nelle anche? No. Come impianti ne avevi solo due, sono stati estratti. Quell'artrosi lì dipende sicuramente dal fatto che la posizione non è perfetta delle tue anche. Sicuramente. È naturale, un consumo naturale. Niente, guarda, ti faccio l'ultima domanda io, Barbara. Vedi se c'è una causa esoterica ai suoi fibromi. No, caro. Niente. Non è che è tutta interferenza, eh? Troppo bello o brutto lo stesso. Va bene, Va adesso bene. niente, Barbara, preparati perché rientriamo. Conto da 1 a 5, tu disconnetti da tutto e tutti, rientri nel tuo corpo, nella tua mente e al tempo presente da dove parlo. 1, comincia a rientrare, comincia a sentire il tuo corpo alleggerirsi lentamente. E lo cominci a sentire alleggerirsi dai piedi. Ti piedi adesso sono leggeri, fluttuano meravigliosamente, leggeri e liberi. 2, e questa leggerezza si trasferisce per tutte le tue gambe fino al bacino e senti le tue gambe libere, leggere, volare. E ti senti sempre meglio, sempre più leggera, sempre più tranquilla. 3. Anche la schiena si alleggerisce. Il ventre, il petto, le spalle. 4. Le braccia e le mani si alleggeriscono. Il collo, il viso, la testa. Adesso tutto il tuo corpo è leggero, Barbara, e ti senti leggera, rilassata, tranquilla, piena di energia, felice.
5, apri gli occhi, senza saltare di felicità. Tranquilla. Mi contengo. Ci sono. Va bene. Allora io approfitto. Questa la dobbiamo pubblicare, Speranza. Pubblichiamo questa sessione? Sì, Sì. va bene. Così io ne approfitto per dire, per lasciare un'informazione. Normalmente ogni tanto qualcuno mi dice che vuole fare la seconda sessione perché non sa, forse gli è rimasto il dubbio, ma chissà, sempre c'è qualche cosa. Poi facciamo le seconde sessioni e in mezz'ora finiamo perché non c'è niente. Cioè, quello che voglio dire è che anche se si ha la sensazione di non aver completato tutto, di non essere entrati in ipnosi, di essersi inventato di tutto, anche se si ha questa sensazione, il lavoro è stato fatto, comunque è stato fatto. E certo, se uno pensa di comprarsi una Ferrari e poi si ritrova invece che può comprarsi un'utilitaria, chiaro, pensa di sente questa mancanza, questa cosa, oh, ma alla fine stavi a piedi e adesso c'è la macchina, ma che vuoi? Questo è un po' il discorso, l'aspettativa troppo alta, ognuno ha i suoi limiti, ognuno ha i suoi tempi, ognuno ha la sua situazione. Il lavoro comunque sempre viene fatto. Sì, c'è gente che ha delle ricadute, si fa una seconda sessione e forse si fa anche un lavoro più pesante della prima sessione, ma sono casi molto rari. Chi ha fatto la seconda sessione normalmente in quasi la totalità delle volte non si è trovato niente, a meno che non ci sia stata una situazione in cui si è dovuto interrompere per mancanza di tempo, sono rimasti punti pendenti, e allora sì, ma quelli sono altri discorsi, non c'entra niente col fatto di aver chiuso la sessione e poi doverla aprire, perché si pensi che non si è consolidato il risultato. E niente, ci tenevo a dirlo perché mi capita ogni tanto di fare queste seconde sessioni che sono più una passeggiata. Sì, fanno bene perché almeno la persona si convince, capisce che veramente il lavoro c'è stato e quindi sta a posto. Cioè, voglio dire, un abbassamento di frequenza, un momento di preoccupazione, vabbè, ci può anche stare, ma è normale, voglio dire, non è che siamo ora dei robot. Normale che ci può essere, ma questo non vuol dire sfasciare tutto un lavoro che si è fatto, assolutamente. E niente, qualcosa che vuoi dire di merito, Speranza? Sono più tranquilla. Sì. Vabbè, però hai capito almeno che non tutto quello che brilla è oro, non tutto quello che arriva nei sogni è così come si vede. Sappiamo che si utilizzano figure care per avvicinarsi alla persona, per carpire la fiducia della persona, e quindi questo deve essere per te un'avvisaglia. Anzi, bene, bene che ci sia stata questa sessione perché almeno così sai come comportarti. Sono stanco, quando sono stanco divento dislessico, cioè sempre. In questi casi, quando si fanno questi sogni così. Sì. Sarò vigile. Io ricordo che. Guarda, a me intanto mi faccio qualche sogno strano, tipo, no, sai che mi dicono che ho. Ma ormai non ci faccio neanche più caso. A quest'ora chissà cosa. Io dovrei essere sepolto, non lo so, da un macigno dentro il vulcano Etna con tutta la lava dentro, da tutto quello che ho sognato, quindi figurati. Niente, tranquilla, viviti la tua vita Va bene. felice. Ok, allora grazie, io stacco la Ok. registrazione, Grazie rimani a un attimo voi, lì. grazie Barbara.